Cerchiamo di finire almeno il secondo discorso di Giobbe. Notate, avete visto la nota dominante cos'è? È un ottimismo a prova di bomba, giusto? Il pessimismo è stabile. Sono stanco di vivere, perciò parlerò liberamente, sfogherò tutto il mio dolore. Non ho più niente da perdere. E quindi mi tolgo i sassolini dalla scarpa. E qui cominciano le bestemmiette un po' più pesantine. A Dio dirò non condannarmi, fammi sapere di che cosa mi accusi. Ti sembra giusto opprimermi, maltrattare l'uomo che hai fatto e favorire l'opera di malvagi? Da una parte i malvagi che trionfano, che stanno lì per anni e anni, a me che ho sempre fatto il mio dovere, guarda come sono ridotto. Ti sembra giusto questa disparità di trattamento? E qui arriviamo alle cose pesanti. Hai forse occhi come i nostri e vedi le cose come gli uomini? Sei stupido pote come noter, sei cieco anche tu come noi? Sei anche tu uno che non sa vedere una spanna al di là del naso? Come accusa a Dio? Questo è terribile. Sono forse i tuoi giorni e i tuoi anni brevi come quelli dei comuni mortali? Sei anche tu uno che per quanto facciano più di tanto di esperienza non può accumularla? Ma se non sei così, perché allora cerchi i miei errori ed esamini i miei peccati? Lascia perdere, Garis. Tu sai che sono innocente e nessuno può sottrarmi a te. Sì, beh, l'ho detto prima, no? Non capisco più se sono innocente. Però consapevolezza di peccati non ne ho. E infatti dicevamo prima, ed è scritto proprio così. L'introduzione autorizza a pensarlo un uomo integro. Resta la fede, se lui sa che davanti a Dio, quello che ha detto prima, lui lo sa e si crede. Sa che Dio è colui dal quale è venuto, colui davanti al quale deve presentarsi, colui che decide comunque della sua vita. E poi ecco qui dice, ma che senso ha la vita a questo punto? Tutto quel che hai fatto perché io potessi vivere, visto che mi tratti in questo modo, che le cose vanno così. Tu mi hai fatto con le tue mani, mi hai plasmato e ora mi distruggi? Ricordati, mi hai modellato come argilla e ora mi fai tornare nella polvere. Tu mi hai colato come il latte e lavorato come il formaggio, mi hai coperto di carne e di pelle, mi hai intrecciato d'ossa e di nervi. Provate a pensare, noi con la nostra cultura come esprimeremmo queste idee che ci sono qua? Sono tutte attraverso immagini concrete, visibili, plastiche. Noi che discorso avremmo fatto noi europei del terzo millennio? Dopo Cristo. Sarebbe vero se qualcuno ci mettesse giù una bella paginetta per dire le stesse cose, ma col linguaggio nostro. E un po' di poesia dentro anche. Chi se la sente di farlo? No, no, non ho mai avuto animo poetico io. Mai dici Giobbe? Mi hai coperto di carne e di pelle, mi hai intrecciato d'ossa e di nervi, tu mi hai concesso la vita, hai vegliato con affetto su ogni mio respiro. Ma allora perché? Ma tu, oh Dio, tramavi qualcosa. Qui comincia la dietrologia, diciamo noi. Ora so che cosa avevi in mente, volevi vedere se peccavo per punire le mie colpe. Spunta in lui l'idea del Dio castiga matti. Quel Dio che tante volte noi abbiamo utilizzato, Dio, quel tale, quell'occhio che guarda tutto e vede tutto e che starà a vedere se per caso sbagli, no, per castiga subito. È un'educazione fondata sulla paura. Che il giorno che uno non ha più paura, non c'è più limite. Lui qui ha sempre creduto un Dio che ha cura del respiro dell'uomo. Comincia ad andare, ecco, cambia, non sa più cosa pensare di Dio. Non sarai per caso come qualcuno pensa, quello che aspetta soltanto che l'uomo sbagli per poterlo bastonare. Triste come cosa, eh? Se sbaglio, guai a me. E qui c'è il contrasto. Se sbaglio, guai a me. Se mi comporto bene, non posso vantarmi, anzi addirittura non posso contarci. Non mi resta che vergogna e afflizione. Se insuperbisco, mi abbatti come un leone. Mi colpisci con tutta la tua forza, mi attacchi continuamente, ti avventi su di me con furore e non ti stanchi mai.
Ripetiamo. Quanti anni aveva Giobbe quando tutto questo succede? Una quarantina, 40-45 anni. A questo punto, da quanto tempo lui è sul letame? 8-9 giorni, 10 giorni, 2 settimane. Su 40 anni, 45, 2 settimane, quanto sono? Tanto o poco? Come tempo. Eppure mi attacchi continuamente, ti avventi su di me con furore e non ti stanchi mai. Quei 10 giorni, 15 giorni pesano nel ricordo più di 45 anni passati bene. Cosa che si dice alla vita? Il bene passa, il male è stabile, resta. Cos'è che si dice Gesù Cristo? Il male passa, il bene dura per sempre. A chi credere? All'esperienza quotidiana o a Gesù Cristo? Per chi credere, la risposta è chiara. Ma è per uno che non conosce Gesù Cristo? Addirittura non sa neanche della vita eterna dopo la morte? Dio, ma Dio gli appare nemico a quel punto, perlomeno poco affidabile. Uno che gioca con l'uomo, uno che si trova a gusto a farlo dannare. E allora ti puoi affidare di uno così? No, infatti, lui crede in Dio ma non si affida più a lui a questo punto. Non si affida più. E ecco perché finisce con le stesse parole del capitolo 3. Perché mi hai fatto venire alla luce? Che senso ha la vita a questo punto? Avrei voluto morire prima di nascere. Nessuno mi avrebbe visto, non sarei mai esistito, sarei passato dal grembo alla tomba, la mia esistenza è alla fine, lasciami in pace, dammi un po' di respiro. Partirò, non tornerò più, andrò nel regno delle ombre e delle tenebre, dove disordine e oscurità regnano sovrane. Se il libro finisse qua, che impressione ci lascerebbe in bocca? Rassegnazione, ma sei molto buono tu. Rabbia, amarezza, non senso, inutilità. Sarà questo l'insegnamento del libro di Giobbe? No. Ma è questo il momento che Giobbe passa? Sì.